A Salerno, ennesima giornata di lotta, sono i ristoratori, i commercianti e i proprietari di bar e il piccolo commercio che sta manifestando, una manifestazione di carattere regionale. Stanno cominciando ad arrivare il nostro Mauro, animatore, uno dei tanti animatori. Allora Mauro, stamattina noi siamo qua perché sinceramente non ce la facciamo più, perché qua l'istituzione è ormai assente, non ci danno più spiegazioni, non sappiamo più con chi parlare, hanno detto i ristori arrivavano e non sono arrivati. Purtroppo qua ci sono parecchi colleghi che non ce la fanno più. Mauro, perdona, ma una domanda ammazza secca: ristori o voglia di lavorare? No, noi abbiamo voglia di lavorare e vogliamo il ristoro per ricominciare, perché noi già aprendo inizieremo già con i debiti. Quello è il discorso, inizieremo già con i debiti e sinceramente loro a fine mese li prendono gli stipendi, non si sono tagliati niente, però qualcuno ci può dare una risposta, qualcosa, non ci pensano proprio, siamo l'ultima ruota del carro. Commercianti e ristoratori napoletani, siete venuti qua a solidarizzare e a manifestare insieme agli amici di Salerno, cosa chiedete? Noi chiediamo più educazione verso di noi, perché sono persone non educate, perché noi stiamo vivendo un momento bruttissimo. Ci hanno dato una guerra su tre fronti, ci hanno dato una guerra per il Covid, una guerra sanitaria e una guerra economica. Il governo deve fare la sua parte, ma la sua parte è essere come un padre. Oggi è 19 marzo, festa del papà, loro dovrebbero essere come un padre per noi, ma ci siete? Noi stiamo qua per difendere i nostri figli, per difendere le nostre attività e per non farci schiacciare, perché loro, a parte di queste cose, ci vogliono schiacciare, perché il futuro di quest'Italia quale sarà in questo momento? Allora cominciare a dare qualcosa verso di noi, staccate le utenze perché non ce la facciamo più a pagare, dateci un sostegno per andare avanti e dateci un'apertura dopo 50-60 giorni, ma fatta per bene. Quanti dipendenti avete? 15 dipendenti. Lei quanti dipendenti? 6 dipendenti. Non ci sono i criteri, non c'è la base, non c'è una logica. I soldi della sanità 5 anni fa ste vizi. Siamo ritornati al punto di partenza, forse anche peggio, rispetto alle altre città europee come Germania, Inghilterra, Francia, diciamo che i casi là diminuiscono e qua invece di diminuire aumentano. Voglio farti capire che noi per domenica prossima sono 4 settimane che siamo chiusi per le attività. Diciamo, noi abbiamo spese sia a casa sia nei locali, nel senso che voglio dire, aiuti economici in serio, questo nuovo governo che adesso è insediato, sono un mese e mezzo e ancora devono fare il decreto ristoro, ma non è più il decreto ristoro, è il decreto sostegno. Sono una mamma ma sono anche un'imprenditrice, mi spinge in piazza il fatto che in Regione Campania siamo fermi con la scuola già da ottobre, non siamo mai rientrati e l'unico momento in cui siamo rientrati è stato perché il TAR ha deciso che la regione dovesse finalmente seguire le disposizioni nazionali e quindi i ragazzi sono riusciti ad andare a scuola perlomeno per un mese, finché con la variante inglese purtroppo il presidente ha potuto di nuovo chiudere la scuola a partire da marzo, poi la zona rossa, quindi è ad oggi un anno che i nostri figli sono in DAD e una cosa che succede solo ed esclusivamente nella regione Campania. Buongiorno segretario, come mai questa sua presenza? Buongiorno, sono l'avvocato Antonio Esposito, come innanzi lei diceva segretario cittadino per Napoli della Confederazione Movimenti Identitari, veniamo a sostenere questa manifestazione che oggi è più che legittima, perché l'esasperazione e il disastro sociale che si sta verificando in Campania è evidente e sotto gli occhi di tutti. E certamente la folla è esasperata e con i fischietti eccetera è quello che è lampante di quello che è la situazione sociale attuale. La gestione di questa emergenza sanitaria praticamente non c'è. Ieri hanno dato una bozza praticamente dei sostegni che ci vogliono dare, se li possono tenere, perché sono spiccioli, sono cose irrisorie. Noi vogliamo aprire le nostre attività, noi vogliamo lavorare, non ce ne frega, siete uno stato pezzente, non avete soldi da darci, allora noi apriamo le attività, ce li vogliamo lavorare i soldi.